Hi everybody! Today we'll talk about the Marte ER and the Teseo Evo missile news. The Marte ER Extended Range has completed the last validation test at the polygon of Salto di Quirra in Sardegna at the end of November. The missile used already the final hardware and software. The missile used a low sea skimming trajectory until the activation of the seeker, where it locked and tracked the target, performed the evasive maneuver and hit just above the waterline. The test showed the capabilities of the new seeker in Ku band and the new Williams WJ248G engine, that allowed the missile to strike at high transonic speed. The missile will enter service with Qatar in 2022, arming the Coastal Batteries MCDS, Missile Coastal Defense System, delivered in 2021. The Italian Navy gave the green light to the MBDA for the development of the dual AESA seeker for the anti-ship land strike Teseo Evo missile. The new seeker will allow for a better and faster discrimination of targets, combined with a much stronger resilience to countermeasures. The Italian Navy wish for the new missile to be implemented on the DDX class ships, to retrofit it also on all of the FREM and PPA full units. Ciao a tutti, oggi parleremo delle news sui missili Marte ER e Teseo Evo. Il Marte ER Extended Range, raggio esteso, ha completato l'ultimo test di validazione al poligono di Salto di Quirra, in Sardegna, alla fine di novembre. Il missile ha utilizzato la versione finale dell'hardware e software. Il missile ha percorso una traiettoria a pelo d'acqua, sea skimming, fino all'attivazione del seeker, dove ha agganciato e tracciato il bersaglio, ha effettuato la manovra evasiva e ha colpito poco sopra la linea di galleggiamento. Il test ha mostrato le capacità del nuovo seeker in banda KU e del nuovo motore William WJ248G, che ha permesso al missile di colpire a una velocità alta transonica. Il missile entrerà in servizio con il Qatar nel 2022 per armare le batterie costiere MCDS, Missile Coastal Defense System, consegnate nel 2021. La Marina Militare ha dato il via libera a MBDA per lo sviluppo del seeker duale AESA per il nuovo missile antinave Land Strike Teseo Evo. Il nuovo seeker permetterà una più veloce e migliore discriminazione dei bersagli, combinato con una migliore resilienza alle contromisure. La Marina Militare utilizzerà il nuovo missile su tutte le unità della classe DDX, in retrofit anche su tutte le unità FREM e anche PPA versione full.